È la prima volta che una prova del campionato italiano di offshore classe 1 giunge qui a Rimini. I giochi, questa è l'ultima gara, sono praticamente fatti per quanto riguarda la prima posizione. Il titolo italiano è andato proprio al KD di Luca e Curioni. Però è da decidere ancora il secondo e il terzo posto. In questa situazione troviamo il Cesa, il Castello Gancia, l'Annabella, il Polpico e il Sireg, che ancora con la vittoria eventuale o una seconda posizione di domani potrebbero inserirsi nella classifica generale in seconda e terza posizione. Ma l'attenzione di molte barche, di molti team, di molti piloti è rivolta anche al mondiale di Atlantic City che si correrà a metà di ottobre. Mai come quest'anno c'è stata una così folta rappresentanza di iscritti per il campionato mondiale. Ma il Baby Cresci non si sa se partirà per i mondiali, può darsi, dipende molto da come andrà domani. Quello che interessa a noi fare è dimostrare che il Baby Cresci è ancora una barca vincente, un equipaggio vincente. Abbiamo provato la barca oggi, siamo favorevoli, pensiamo finalmente di poter fare una gara buona. Non avendo problemi di classifica la faremo tutta l'attacco. Se il Baby Cresci riuscirà a stare davanti agli altri, può darsi che si andrà ai mondiali. La nostra decisione di partecipare ai mondiali di Atlantic City è venuto proprio dopo i numerosi successi in Inghilterra. Abbiamo conquistato questi 3 podi consecutivi e ci permettono di andare ai mondiali con una certa speranza. Sarà soprattutto interessante vedere la potenzialità dei nostri catamarani con le nostre motorizzazioni diesel rispetto alle barche notoriamente leggere, magari più veloci americane. Io ripeto che molto importante sarà l'ultima gara di 200 miglia dove probabilmente la nostra barca più pesante, la più affidabile potrà magari dire la sua. Purtroppo no, in quanto che noi ci siamo iscritti al Giro di Sicilia che era un po' il pandan ai mondiali organizzato in Italia dalla IOTA, voluto allora da tutti i team. Adesso è successo un fatto estremamente spiacevole, c'è stato un ripensamento all'ultimo minuto generale per cui non ci sono state più le iscrizioni che avrebbero dovuto esserci, gli organizzatori del Giro di Sicilia sono stati costretti a cancellarlo, per cui non facciamo più in tempo a cambiare tutto quello che era stato predisposto e quindi non possiamo più andare ai mondiali. Antonio Gioffredi, campione mondiale nel 1986. Gioffredi, che tipo di barche e che concorrenti troveranno i nostri italiani? Beh, troveremo i soliti piloti che hanno fatto delle migliorie, però credo che siamo andati ancora noi più avanti di loro. Bob Kaiser, Jack Clark, eccetera, sono i più agguerriti, lo stesso John Delia con lo Special Edition. Ecco, direi che per me forse i veri avversari sono le barche gemelle come scafi ma non come motorizzazione, perché Special Edition è il pilota ufficiale della Mercruiser e invece il Jack Clark monta i gantry. Bisognerà vedere adesso di queste 3 barche gemelle qual è la ottimale, questo lo possiamo vedere soltanto nello scontro diretto a Atlantic City. Pippo Cascone, team manager del Rainbow, SDA 401, Signa e Bagutta. Allora, una partenza per Atlantic City significa anche un grosso dispendio logistico per un manager, per un team come il vostro? Ma sicuramente, 3 barche che partono più 2 mezzi tecnici, perciò 5 convogli che vanno negli Stati Uniti, non è poco. Per giunta abbiamo qualcosa come 30 persone fra piloti e tecnici che vanno, diciamo che è abbastanza impegnativo. Comunque fa parte del nostro lavoro. 3 barche, cioè 4 mezzi partono da Le Havre in direzione New York e uno il 30 di settembre da La Spezia, che terremo qui fino all'ultimo momento per metterlo a punto, che è la nuova barca 4 motori catamarano, i motori di nostra costruzione, di conseguenza cerchiamo di metterlo a punto il più possibile nel tempo che abbiamo qui in Italia. Alberto Di Luca in rappresentanza del team Leuci, un team che si presenterà ai mondiali di Atlantic City in gran forza, addirittura con 5 barche. Ma non è proprio del team che vogliamo parlare, quanto del percorso, se già possiamo dare qualche anticipazione, e del tipo di mare che le vostre e le altre barche incontreranno. Beh, il percorso, come tutte le prove di campionato mondiale, prevederà 2 gare su percorso ridotto e dovrebbero essere intorno alle 95 miglia, le prime 2, e poi la terza, che sarà la gara più lunga, prevista intorno alle 170 miglia. Quanto al tipo di mare, ci sono delle analisi meteorologiche degli anni passati che per metà ottobre prevedono un mare non certo molto calmo. È anche vero che parliamo di oceano atlantico, quindi un tipo di onda diversa da quella a cui siamo abituati noi nel Mediterraneo, quindi un'onda più lunga
che dovrebbe lasciare comunque spazio delle velocità più alte. Fra l'altro direi che comunque quasi tutte le barche iscritte a questo mondiale sono dei catamarani, per cui se ci dovesse essere un mare particolarmente inadatto alle barche, tipo catamarani, sarà una lotta più o meno uguale per tutti. No, no, ti prendiamo qua adesso, ti fermo qui, buono. Eccoci alle prime uscite dal porto di Rimini. Siamo all'ultima gara del campionato italiano offshore classe 1 1989. Comunque ci sono iscritte qui a Rimini anche imbarcazioni di classe 2 e 3. In tutto gli equipaggi sono 29 che dovranno effettuare un percorso di 134 miglia per la classe 1, 82 miglia per le classi 2 e 3, molto più breve di 54 miglia il percorso delle classi 3 litri e 2 litri. Eccoci nelle fasi del riscaldamento, attendiamo il via dalla barca starter, a bordo della quale oltre al nostro operatore c'è anche l'ufficiale di gara Cavallini. Dalla bandiera gialla si passerà a quella verde, le barche già sono lanciate e sarà proprio la bandiera verde a darci il momento della indicazione ai piloti che potranno andare a manetta. Ed eccola la bandiera verde, nelle primissime posizioni vediamo il Baby Cresci, l'Annabella, l'SDA 401, il Castello Grancia, il Polpico. Partenza lanciata, vediamo che l'SDA aumenta velocità e attualmente in testa, seguito dal Castello Gancio, dal Baby Cresci, l'Annabella in terza, quarta posizione. Vediamo questo duello interessantissimo tra il Baby Cresci, il Castello Gancia e i neocampioni d'Italia del K. Si inserisce anche il Pinot di Pinot con Abate e Gambiner. Passa il Citver, vedete il Baby Cresci che aumenta velocità in seconda posizione, dietro c'è l'SDA, poi anzi no, è più distanziato l'SDA, abbiamo il Polpico, il Castello Gancia è secondo dietro al Baby Cresci in questa primissima fase. Baby Cresci sta andando molto bene, barca numero 113 con Ballavio e Bardelle. In testa passa il Castello Gancia con Luca e Luigi, Radice, Monti e Marino, motori Baudouin turbo diesel. Radice tenta il tutto per tutto oggi per guadagnare la seconda posizione della classifica generale, ma il Baby Cresci oggi sembra in gran forma. Proprio nella vigilia Ballavio ci aveva detto che dipendeva dal risultato di oggi la loro partecipazione o meno al mondiale di Atlantic City, visto che la nuova barca non è ancora pronta. Il Polpico si getta all'inseguimento delle primissime posizioni, seguito a brevissima distanza dall'SDA 401, barca sulla quale oggi corrono Riganti, Di Biase e Cascone. Facciamoci un po' di SDA. Siamo quasi alla prima viata. Passaggio di ritorno a Rimini, abbiamo visto passare l'SDA seguito dalla Kili Motors, dal Castello Gancia che ha perso una posizione, il Sireg, i campioni d'Italia del K, il Chesterfield Missoni, vediamo chi c'è dietro. Si tratta del 77 Annabella con i fratelli Ravizza, Ciceri e Vanoli, il Pino di Pino con Abate e Gambiner. Ed eccoci di nuovo sull'SDA
401, scafo di 11,90 metri con due motori Lamborghini, catamarano un po' sfortunato quest'anno, avrebbe potenzialmente potuto fare di più, come ci ha spesso ripetuto l'ingegner Polli, che oggi non è in gara. Eccoci sul Chesterfield Missoni, a bordo del quale troviamo Missoni, De Marco e Pegazzano. Il Baby Cresci mantiene la sua seconda posizione. Quadrato il numero 77 Annabella, due motori Isotta Fraschini per questo catamarano di 13,60 metri che ha concluso, sta concludendo la stagione sia dell'europeo che dell'italiano in netto crescendo. Intanto l'Annabella viene superata dal Chesterfield Missoni. Eccoci di nuovo nella boa antistante Rimini, vediamo il Sireg numero 41 con Marco Capoferri ed Angelo Vassena, due motori Isotta Fraschini, catamarano lungo 11,40 metri. E intanto c'è un primo ritiro, si tratta del Baby Cresci, sfortunato Ballabio, che stava andando molto bene. Altro ritiro quello di Annabella, numero 77. Ballabio, mentre vediamo inquadrato il Pino di Pino, che approfitta di questi due primi ritiri, deve aver avuto, secondo le indicazioni che ci ha fatto dal basso, dei problemi ad un'elica, probabilmente proprio una rottura ad un'elica. Quindi si libera una posizione tra le prime, quella liberata, quella lasciata libera appunto dalla barca di Ballabio. Il Polpico è seguito dall'SDA. E dal Castello Gancia, queste sono le prime tre posizioni quando siamo ormai al terzo giro. È molto interessante la lotta mentre passa Achilli, molto interessante la lotta tra l'SDA e il Polpico, due barche potenzialmente molto veloci. E intanto un ennesimo ritiro, quello del numero 41 Sireg. Qui si tratta di una barca di classe 2, è il Guaranà, ha dei problemi, vedete che l'elicottero di soccorso sta lanciando i due sommozzatori, la barca in realtà sta quasi affondando. SDA da solo in testa quando siamo ormai vicinissimi, non proprio vicinissimi al traguardo, ma comunque manca poco. Segue il Polpico, bella la gara dell'SDA e del Polpico che stanno dando il massimo, e il mare, essendo due catamarani, glielo permette. Terzo è il numero 9 Castello Gancia. Abbiamo poi Achilli Motors, Chesterfield, Citver e Pino di Pino. Sta per cominciare il sesto giro e comincia subito con una sorpresa. Problemi per l'SDA, costretto a fermarsi. Uno dei due motori Lamborghini evidentemente ha avuto qualche problema. Il Castello Gancia ne approfitta
problemi anche per il Polpico, che non vediamo inquadrato ma che si è fermato, e il Castello Gancia si avvia vittoriosamente al traguardo di Rimini. Eccola la barca che sta entrando in porto. Secondo è la Killy Motors, distanziato di circa, di pochissimo, di circa 5 secondi. Il terzo è il Chesterfield, quindi il Pinot di Pinot. Si è ritirato l'SDA proprio quando era in testa e si stava avviando vittoriosamente al traguardo. Domenico! Secondo è. Domenico! Gigi Radice, allora il Castello Gancia primo a Rimini, soltanto 75 punti di distacco in classifica generale dai campioni d'Italia del K. E effettivamente quest'anno abbiamo avuto nelle prime due gare di campionato italiano, che erano valide anche per l'europeo, due ritiri che sono stati, diciamo, i più importanti della stagione, perché ci hanno condizionato sia l'uscita dalla possibilità di vincere il campionato europeo, ma purtroppo, come appunto tu dici, anche quella di vincere l'italiano. Le tre successive gare abbiamo fatto un terzo, un secondo e oggi un primo posto, quindi un deciso crescendo, parallelo anche a quello che è stato lo sviluppo della nostra imbarcazione, che ormai è perfettamente a punto per i campionati del mondo. Siamo comunque contenti anche di essere secondi dietro a Di Luca, che è senz'altro un pilota validissimo e si merita comunque il primo posto in questa manifestazione. Alberto Di Luca e Marcello Curioni, campioni d'Italia di offshore 1989, classe 1. Allora Alberto, raccontaci brevemente il vostro campionato. Beh, direi che è stato un campionato che non è finito come pensavamo, nel senso che noi pensavamo che proprio qua a Rimini avremmo dovuto lottare con le unghie e con i denti per conquistarli, invece l'abbiamo già conquistato a Sanremo, e questo evidentemente è stata una cosa assolutamente inattesa. Devo dire che è stato un successo incredibile come team Leuci, come tutta l'organizzazione di Fabio Buzzi, Sitec e di Marcello Curioni, che è stato il partner perfetto dalla prima gara ad oggi. Marcello, partirete per Atlantic City dunque? Certamente, e ormai è stato confermato che andremo ad Atlantic City e vedremo di fare la nostra gara.